Sono con voi. Eccolo, eccolo qua. Diagonale con ovviamente, è il direttore dell'Opinione nel Sì. frattempo. Al direttore Diagonale, che saluto caramente, chiedo: ma perché Renzi, secondo lui, si è messo contro Napolitano sull'amnistia? Ma io credo che Renzi abbia in testa l'idea di conquistare la segreteria del Partito Democratico e poi operare un'azione conseguente con le promesse che ha fatto, cioè andare al voto in primavera per rompere un meccanismo di cui il garante è Giorgio Napolitano. Quindi oggettivamente tutta quanta la strategia di Renzi è una strategia che porta fatalmente a uno scontro con Giorgio Napolitano, sempre considerando Giorgio Napolitano come il garante dell'attuale stabilità. Quindi non mi sembra un'operazione politicamente sconsiderata, è un'operazione lucida. Oltretutto, i sondaggi dimostrano che c'è una larga fetta di italiani che è contraria all'amnistia e all'indulto, a mio parere, perché è male informata, ma comunque esiste questa larga fetta e Renzi, che è un ottimo comunicatore e ha la necessità di farsi questa campagna per le primarie, e per il voto che lo dovrebbe incoronare segretario del PD, ha bisogno di rapportarsi al proprio elettorato. Quindi non mi stupisce, non mi preoccupa, lo considero un fatto assolutamente fisiologico. Paradossalmente, direttore, questo non va nella direzione degli interessi anche di Silvio Berlusconi? Cioè, sono aumentate le voci dei falchi in queste ore e sono tornate a farsi sentire. Potrebbe essere che questa strategia elettorale di Renzi sia alla fine agevolata da Berlusconi stesso? Ma, non vedo come Berlusconi possa favorire la strategia di Renzi. Probabilmente sono due strategie diverse ma concomitanti che si indirizzano verso un unico risultato che è quello del voto in primavera. Però io faccio un altro ragionamento perché altrimenti il caso Berlusconi diventa il metro di paragone di qualsiasi vicenda politica nazionale e rischia di inquinare qualsiasi cosa. Io dico che se il governo delle larghe intese e dell'interruzione della democrazia dell'alternanza non produce le grandi riforme che le larghe intese dovrebbero produrre, no? Perché è stato fatto questo governo di larghe intese, un governo anomalo che ha paralizzato, che ha interrotto il meccanismo dell'alternanza alla guida del governo? Perché quelle larghe intese dovevano giustificare grandi iniziative, grandi riforme incisive, capaci di bloccare la crisi. Ora, se il prodotto di tutto quanto questo è la legge di stabilità che si sta profilando, cioè fatta di piccoli aumenti, nuove raffiche di tasse, qualche taglietto, una iniziativa timida sul cuneo fiscale, cioè una legge di stabilità non fatta di misure particolari ed eccezionali, ma fatta all'insegna del piccolo cabotaggio, che bisogno c'è di avere le larghe intese dell'interruzione della democrazia dell'alternanza? Si vada al voto e si chiarisca una volta per tutte. E credo che questo sia anche il ragionamento che fa Renzi. Poi che lo faccia sul fronte opposto anche Berlusconi, che ci possiamo fare? È così, è una Domani logica stringente. faremo una puntata sulla legge di stabilità perché voglio leggerla. Sono curioso quanto Diagonale convinto che le anticipazioni di stampa sono persino benevole rispetto a quello che leggeremo effettivamente nella legge. Insomma, questo ci impone, diciamo, di essere cauti per qualche ora, perché fra qualche ora finalmente conosceremo i particolari della legge di stabilità. Quello che è certo è che queste larghe intese non producono nulla sul piano parlamentare. Io sono impressionato, caro direttore, da un dato: il numero di leggi di iniziativa parlamentare approvate in questa legislatura, dove la maggioranza è trabordante, il numero di leggi di iniziativa parlamentare approvate sono zero, cioè neanche Sì, una. infatti. Cioè, è governato solo per decreto, una cosa pazzesca.
Ma dirò di più, si è governato per decreto facendo tutta quanta una serie di decreti che sono marginali rispetto ai problemi reali del paese, no? Si rincorre la piccola emergenza che poi, o meglio, si rincorre l'emergenza che suscita ondate di inquietudine, preoccupazione dell'opinione pubblica, ma non si affrontano i problemi reali. Allora, se questo è il frutto dell'Argentese, ma per l'amore di Dio, evitiamo l'Argentese, si arrivi a, comunque a un chiarimento in cui chi vince vince si assume la responsabilità di promuovere perlomeno un cambiamento che poi, giusto o sbagliato che sia, perlomeno interrompe questa palude, questa paralisi, che è quella che sta uccidendo il paese. Io perlomeno la penso questa così, da questo punto di vista sono un renziano anti-renziano, però. Io mi chiedo, sono un renziano. questa autostrada che si apre non potrebbe alla fine però percorsa da Beppe Grillo, paradossalmente potrebbe fare lui il pieno di consenso. Ma questo è possibile, sicuramente è possibile, però questa è la democrazia, che ci possiamo fare? Nel senso che se più va avanti la paralisi, secondo me, più si aprono autostrade per Beppe Grillo. Perché la paralisi dimostra che tutte quante le forze politiche in campo che sono responsabili, sia pure in maniera diversa, della paralisi stessa, e non sono più titolate agli occhi degli italiani a gestire la situazione. Quindi Beppe Grillo può sicuramente approfittare di questa circostanza, però per impedire a Beppe Grillo e a una forza antisistema di approfittare della situazione, non c'è altro da fare che fare attività politica vera. Certo, attività politica vera non si fa con abolendo l'IMU e facendo tre tasse che aumentano il carico fiscale invece che ridurlo, tanto per dire, no? Non si fa promettendo che si farà un taglio del cuneo fiscale e si daranno i soldi in tasca ai lavoratori e poi si fanno le solite manovre dirette a assicurare provvidenze ai soliti gruppi industriali che poi non fanno occupazione o non producono alcunché, ma beneficiano soltanto di queste cose. L'abbiamo visto in passato e non hanno prodotto nulla. Quindi io credo che questa legge di stabilità, se ovviamente sarà così come viene presentata o se sarà addirittura peggio, possa essere veramente la pietra tombale delle larghe intese, intese come paralisi continua della situazione. Senti, direttore, rispetto al mondo che segui con particolare attenzione del centrodestra, davvero dobbiamo trovare il nuovo leader dell'area dei moderati nella dialettica Alfano-Fitto? Ma io credo che questa sia una dialettica soltanto che avvia una fase. Intanto il nuovo leader dell'area dei moderati potrà nascere compiutamente soltanto quando il vecchio sarà tramontato del tutto, e non mi sembra che in questo momento, da un punto di vista non parlamentare, non giudiziario, ma soltanto da un punto di vista, diciamo, politico elettorale, mi sembra che il richiamo che Berlusconi, il nome di Berlusconi, esercita nei confronti del proprio elettorato dimostra che ancora non è il tempo per la sua successione o la sua sostituzione. Fitto ed Alfano svolgono una funzione di preparazione a questo cambio, ma non è detto che poi siano loro quelli che potranno raccogliere l'eredità di Berlusconi. È una fase che sarà, secondo me, ancora lunga e che dovrà avere altri passaggi, e quindi non mi fermerei soltanto a questa diatriba tra falchi e colombe, tra lealisti e governativi. Credo che dentro il centrodestra, nella sua articolazione generale, ci possono essere più sorprese in futuro. Io vedo molto bene il sindaco di Verona Flavio Tosi, che peraltro ha esplicitamente posto la sua candidatura alla Premiership. Tu che pensi?
Flavio Tosi è sicuramente una persona capace, come amministratore si è dimostrato attento, capace, è un leghista anomalo perché non è mai stato secessionista, negli ultimi tempi anzi ha cercato anzi di dare una dimensione nazionale al proprio leghismo. Mi sembra che anche lui abbia bisogno di fare un percorso lungo prima di poter diventare un leader di dimensione nazionale, e debba fare un percorso lungo, a differenza di Renzi, che ha accorciato il suo percorso, lo ha fatto in maniera velocissima, anche contando sul fatto che è più facile diventare nazionale, un leader nazionale, un personaggio che viene da Firenze piuttosto uno che viene dal nord-est, e non per questioni diciamo etniche o razziali, ma semplicemente perché nell'immaginario collettivo nazionale, cioè un siciliano può vede più vicino uno che viene da Firenze piuttosto che uno che viene da Verona. È vero. Interessante analisi, grazie al direttore dell'Opinione Arturo Diaconale, buona giornata. Altrettanto Mario, ciao, buona giornata. Allora, noi ci fermiamo. Cara Valentina. Caro Mario, quante disamine questa mattina, punti di vista, ecco, insomma, diversi per creare anche un pochino, no? Per dare un po' un'idea delle due parti. Ci fermiamo un secondo per il break e poi lo commentiamo insieme, insomma, andiamo a fare un po' un cappello riassuntivo della mattinata. Tu resta lì.